GF15. Alberto Mezzetti è il vincitore. Si è appena conclusa la 15ª edizione del Grande Fratello. E a vincere questa edizione del padre di tutti i reality show è stato Alberto Mezzetti con ben il 57% dei voti. Il ragazzo, ribattezzato un po' da tutti Tarzan per via della sua lunga bionda chioma, ha battuto sul fotofinish Alessia Prete. Alberto Mezzetti, grazie alla sua spontaneità e freschezza, è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Per i pochi che non lo sapessero, Alberto ha 34 anni ed è di Viterbo. Stasera ha avuto una bellissima sorpresa, che ha fatto commuovere un po' tutti. Cosa gli è successo? In pratica, dopo quasi due mesi di permanenza nella casa più spiata dagli italiani, ha avuto modo di incontrare e riabbracciare la sua nonnina di ben 90 anni. Proprio quest'ultima ha dichiarato a Barbara D'Urso di essere la sua prima fan, e di non essersi mai persa una puntata di Pomeriggio 5, e di Domenica Live. Una rivelazione, che ha fatto molto piacere alla popolare conduttrice, la quale non ha potuto fare altro che ringraziarla sentitamente. E chissà se in questi giorni la D'Urso la inviterà in una delle prossime puntate di Pomeriggio 5 proprio con suo nipote nonché il vincitore del Grande Fratello 15, Alberto Mezzetti. Alberto Mezzetti trionfa. È lui il vincitore del Grande Fratello. Alberto Mezzetti ha vinto il GF15. Il Tarzan della casa di Cinecittà è riuscito stasera a battere televoto dopo televoto ogni concorrente. Una volta arrivato alla finalissima a due con Alessia Prete, il pubblico l'ha premiato con ben il 57% dei voti. Insomma, anche questa edizione del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso è giunta al termine. È stata sicuramente un'edizione abbastanza controversa e pregna di polemiche, che hanno molto animato l'opinione pubblica. Come molti sapranno ormai a menadito, dopo una decina di giorni, c'è stato un violentissimo scontro verbale tra Aidan Zareba e Edam. Uno scontro così grave da far guadagnare l'espulsione a quest'ultimo, ma non è stato neppure l'unico ad essere stato squalificato. Infatti, dopo qualche settimana stessa sorte è toccata anche a Luigi Favoloso, reo di aver scritto una frase offensiva nei confronti delle donne. Tuttavia poi è venuto alla luce che quella scritta pare sia stata fatta contro Selvaggia Lucarelli, la quale, appena ha saputo, ha annunciato in TV e sui social querele. Insomma, questo GF15 ha raggiunto ascolti molto alti, ma ha anche fatto molto parlare. Ci sarà anche una 16ª edizione. Chissà, intanto non resta che fare i più sinceri complimenti al vincitore del Grande Fratello Alberto Mezzetti.